48.000 partecipanti, una gara superbamente organizzata. Per me il tentativo di correre per 8 anni di fila sotto le 2 ore e 30 è una scarpa da testare. Berlin Marathon, una gara da non perdere per un podista amatore, ma come al solito partiamo dall'inizio. Sabato mattina siamo alla Generali Run, poi non si dice che faccio marchette, a ovviamente Berlino, e stamattina ci divertiamo. Boh, in realtà sono sempre arrivato puntuale, ma oggi sono leggermente in ritardo, ma qua c'è tantissima gente, quindi alla fine non è assolutamente un problema. Questa è una vera, verissima activation. Are you ready for tomorrow? I am! Cannot wait! Dunque partiamo bene, sembrerebbe che ci sia già così tanta gente alla breakfast run. Non riesco a immaginare, sto aspettando da circa 10 minuti come sarà domani, però vabbè, adesso corriamo un attimo, se riusciamo, vediamo. No. Si va ancora più lentamente del solito. Immagino che molte delle persone che stanno partecipando a questa breakfast run poi alla fine domani non correranno, perché comunque ne ho visti tantissimi in sovrappeso, ma comunque molto bello, la comunità dei runner si sta ingrandendo, quindi questo fa onore alla Berlin Marathon e a tutti quegli sponsor che hanno comunque contribuito a rendere questo mondo sempre più bello. Andy, il mio compagno a Budapest, che arrivò pure davanti a me, quindi sono un po' invidioso. Feeling strong for it. Hopefully go 3:39 a kilometer pace and then pick it up at mile 20 for the last 10k. So excited for it. The Adidas Pro 3s, I've 3 111s in them this year, so feeling great. Sorprendentemente c'è pure qualche salitina, però alla fine onestamente va benissimo così. Il passo è assolutamente più lento rispetto a quello che invece mi sarei aspettato, però penso che ci saranno almeno 10.000 persone, ci hanno messo circa 15 minuti per partire. Vabbè, qui la corsetta sta degenerando in una vera e propria camminata. Potrei fare la statistica di quali scarpe sono utilizzate, però in questo caso sono veramente tantissime. Ho trovato pure una persona che ha utilizzato le On, che sono quelle per Cloudboom Echo V3, per correre super velocemente a 6:15 al chilometro. Sicuramente c'è qualcosa che non va, però sono contento per lui che abbia una tecnologia assolutamente vincente ai piedi. Dovrebbe essere quasi finito, sono oramai 5 km che camminiamo abbastanza velocemente. Adesso chiedo alla responsabile di Top 4 Running cosa ne pensa della gara di domani. Stiamo entrando nello stadio, sarà bellissimo, adesso non riesce nemmeno più a correre. Sono pure meno di 6 km. Comunque qua c'è tantissima gente, adesso stanno sfollando le varie persone. La cosa che mi chiedevo è, correndo a 6 km, me lo chiedo in tanti, che scarpa suggerisco? In realtà secondo me l'aspetto fondamentale è in questo caso il massimo comfort possibile, anche perché comunque non tutte le persone hanno lo stesso livello di forma, quindi secondo me varia, dovreste assolutamente provarle, indossarle e poi così capite. Comunque penso di aver fatto bene a venire a questa corsetta, mi ha rilassato le gambe, dovrei fare due scattini, però boh, non so, adesso qua sicuramente non si riescono a fare, anche se siamo all'interno della pista di atletica che è ha un materiale, in tra l'altro non facciamo marchette, in ReguPol, molto reattivo, e probabilmente una delle piste più reattive. È comunque tutto molto incredibile, secondo me è davvero una grande fortuna essere qui. Adesso però devo riposarmi e ridurre al massimo il consumo energetico, però devo prima andare a ritirare il pettorale e lì sicuramente mi farò incolosire con qualche offerta. Sto finalmente andando a ritirare il pettorale, sto andando un po' a caso in realtà, e poi passo anche col rosso, mi dispiace, ma seguo la folla e c'è veramente tantissima gente e comunque sono tutti sorridenti, anche se la temperatura è leggermente più mite rispetto a quella che invece
troveremmo in una maratona equivalente, però non la fanno in questo periodo, in Italia. Tutti guardano il percorso e soprattutto la logistica pre-gara. Adesso faccio anch'io un po' di mente locale, però prima assolutamente ritiriamo il pettorale, fondamentale. Personale comunque molto gentile, lo chiamano participant check-in, ma in realtà ok, siamo all'aeroporto, però lo potevano chiamare ritiro pettorali, che forse era un po' più semplice. Hello. Faccio vedere il passaporto. Ovviamente danno un braccialetto, adesso vediamo un attimo come funziona. Infili la mano. Infilo la mano. Oh. Ciao. Fatto. Grazie. Thank you. Thank you so much. Non voglio fare la marchetta, però ci sono delle BMW elettriche molto interessanti. Mi fermerei più che altro su queste macchine, però alla fine devo andare di là. Invece il Goodies è abbastanza relativamente scadente, quindi rispetto alla maratona italiana non abbiamo nulla da invidiare. Il momento fatidico è giunto, vado a ritirare il pettorale. How are you doing today? Good, thank you. I need your QR code, please. È tutto molto molto semplice, adesso devo ridare l'ID, ossia la carta d'identità, però è una roba molto rapida. Mi hanno dato il chip per da mettere sulle scarpe. Where do I start? Start block A is good? Is good or bad? Is the first one. I kiss you to be on the first one. Questi sono i famosi pantaloncini dei top runners che hanno appena prodotto e introdotto sul mercato. Peccato che costino 130 euro, infatti non se li compra nessuno. Ora andiamo velocemente al boot di Top 4 Running, che devo fare qualche foto. Tra l'altro Top 4 Running in questa maratona di Berlino di fatto sta spingendo molto, ovviamente i tre famosi brand Nike, Adidas e Asics, oltre ad On. Quindi è interessante vedere la collezione delle principali scarpe, che in questo momento sono quelle fondamentalmente più cercate, più richieste e più spinte da questo distributore internazionale. Le ho fondamentalmente provate tutte tranne l'Adidas Prime X 2, la 1 sì, però questa ha la doppia piastra in carbonio, è sicuramente la scarpa del momento, chiaramente non si può usare in gara, però scarpa interessante, chiedo a Top 4 Running di farmela mandare. Massi, enjoy tomorrow in Berlin. You are an awesome guy. Let's run together, faster. Annalisa, un consiglio per domani? Mangia tanto a colazione e dormi tanto stanotte. Sono andato a fare la foto del pettorale e quindi abbiamo notato che sulla mia camicia mi ha, come si suol dire, cagato un piccione, e quindi potrebbe la cosa essere un vantaggio competitivo per domani, però vabbè, lo decidiamo domani. Adesso vado a cena con gli amici di Top 4 Running. Sto andando a cena, ristorante italiano, non so cosa mangerò, però comunque gli altri amici di Top 4 Running non sono italiani, quindi non spero che non chiedano a me dei consigli. Hey Andy, how are you doing? Great, yourself? So you look in France. Ok, stiamo mangiando la pasta, io purtroppo la pasta non la mangio, però comunque i miei amici e colleghi di Top 4 Running stanno andando per una pasta e adesso aspetto il mio pollo, perché comunque il riso non lo fanno e va bene. Niente carbo load di nessun tipo, però cosa cambia nella vita? Il pollo è arrivato e quindi adesso mangiamo e poi comunque subito torniamo in hotel e vabbè, ci vediamo domani mattina. Berlino, domenica mattina, sto andando alla partenza della maratona, non so ancora esattamente quale sia la logistica, però sono pronto. Credo che potrebbe anche andare bene, ho fatto solo un piccolo stretching attivo isolato all'hotel, non ho potuto filmare la mia colazione, sarà per un'altra volta. Sto ascoltando la canzone dei Blink 182 e andando ovviamente alla partenza. Ci sono tantissimi runner già a quest'ora, poi pensavo di essere assolutamente in ritardo, ma in realtà non è proprio così. Volevo prendere un coffee prima della partenza, però sembra che non li distribuiscano perché hanno un problema tecnico sui bancomat, quindi purtroppo niente coffee. Comunque il coffee prima della gara è necessario, quindi lo paghiamo, sono andato in un altro posto.
Certo che bere l'espresso in un bicchiere di cartone non è assolutamente il massimo, però vabbè, andiamo alla partenza. Ora vado a consegnare la borsa e poi vado alla partenza. Sembra comunque l'atmosfera sempre più intensa e vabbè, adesso comunque mancano ancora 45 minuti. Ho incontrato pure due ragazzi che stanno cercando di fare un record del mondo, non so di che cosa, però vabbè. We're trying to break the record for the fastest mixed sex couple doing a marathon while handcuffed. Wow! So we're gonna wear handcuffs in a bit, but not just now. Una camminata abbastanza lunga per arrivare alla partenza, ma è normale, no? Con tutta questa gente. 25 minuti dalla partenza, stiamo andando davvero alla griglia. Si è camminato almeno 2 chilometri, quindi comunque credo che in questo momento sia importante fare un po' di stretching, ma adesso vediamo come sono posizionate le griglie. Mancano fondamentalmente 15 minuti, quasi tutti hanno scavalcato per entrare nella A. Comunque secondo me sarà una bella gara adesso. Assolutamente una temperatura perfetta per gareggiare qua, c'è tantissima gente, in effetti sono davvero davanti. Mancano fondamentalmente 10 minuti, quindi siamo pronti a partire. Mancano 5 minuti, ora spengo tutto perché comunque qua è veramente un casino, però il numero di persone presenti è incredibile. 10° chilometro, siamo fondamentalmente a 34,30, 34,40, poi sto andando abbastanza bene, sono con un gruppo di top runners, sono comunque, il pubblico è eccezionale, ci siamo, davvero tantissimo pubblico, passaggio alla mezza in 1:13, mai avrei previsto una cosa del genere, spero di non avere una crisi. Beh, che dire, pazzesco direi, 51 anni, sono riuscito ancora a correre sotto le 2:28, 8 anni di fila sotto le 2:30, chiedetemi se sono felice, alla fine potevo cercare anche di fare il record italiano, ma onestamente non ne avevo, anche perché comunque non ho fatto nessun lungo. Man, thank you so much for what you have done for me today. Yeah. Were you following me? Yeah, we were doing together. Good job. Horrible. Yeah, the arrival was horrible. Thank you for the organization. Thank you. Welcome. Congratulations. How did it go? Very good. How was the race? Very good. Perfect. You always keep the running form, always forward. So really, I don't think I will have any problems tomorrow walking. Lincoln. Thank you so much. I really deserve it. È una grande medaglia, molto ben conquistata. Thank you. Congratulations. How are the shoes? Fantastic. Very supportive. My legs only got tired the last 2.7 kilometers, so very good shoe. But 2:31 for the first race is amazing. Yeah, 34 minute PB, I'm very grateful. Un mio commento sulle scarpe, secondo me sono assolutamente allo stesso livello delle migliori scarpe presenti sul mercato. Non a caso sei un 51enne e riuscito a correre sotto le 2:30, anche di molto comunque. Penso che le possano usare tutti. Comunque mi sono divertito e soprattutto ho capito che allenarsi è importante, è importantissimo, perché se mi fossi allenato sicuramente la seconda parte l'avrei corsa allo stesso ritmo della prima, invece ho fondamentalmente rallentato, ma non ho fatto neanche un lungo. Comunque vabbè, alla fine il motore c'è. Ho appena scoperto che hanno fatto il record della Germania con le scarpe che ho su io e anche quello femminile, quindi fantastico, tempi eccezionali, complimenti a questi atleti, ogni giorno si migliora. Und einmal mit der Durchschritt nach vorne! Thank you! You're welcome! Comunque nei prossimi giorni farò ulteriori recensioni, voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, torno a casa a dar da mangiare il coniglio, ci vediamo alla prossima, ciao!